EMDR è un approccio terapeutico e strumento d'elezione per la risoluzione di tutta la sintomatologia collegata al trauma. Che cos'è trauma? Etimologicamente ci si riferisce ad una ferita dell'anima, quindi a un qualcosa che crea una rottura tra un prima e un dopo. E si può parlare di trauma tutte quelle volte che la persona si trova ad affrontare una situazione che eccede la propria capacità di farvi fronte, creando proprio un senso di minaccia per la sopravvivenza e per l'integrità fisica, psicologica della persona stessa. Un evento traumatico, ad esempio, può essere un incidente stradale, può essere il deragliamento di un treno, può essere un terremoto, o anche un lutto improvviso di un compagno di classe o di una persona cara. Altri eventi traumatici invece non sono di così grande portata e breve intensità, ma possono verificarsi durante tutto l'arco dello sviluppo della persona. Stiamo parlando di quelle condizioni di abusi, trascuratezza, maltrattamenti all'infanzia, sia subita che assistita, e che hanno un impatto anche sulla struttura emotiva e psicologica della persona. Cosa fa l'EMDR? Sfrutta un meccanismo che è già presente nel nostro cervello. Ad esempio, durante la notte nella fase REM, i movimenti degli occhi aiutano a rielaborare quello che ci è accaduto durante la giornata. E quindi attraverso la stimolazione oculare la persona ha la possibilità di riconnettersi con delle aree profonde del cervello, in particolare di stimolare bilateralmente l'emisfero destro e l'emisfero sinistro, quindi la parte deputata alle emozioni e la parte deputata invece al linguaggio, e di poter accedere al ricordo e alla memoria traumatica in un luogo protetto. Questo che cosa garantisce? La possibilità di poter ricordare l'evento senza tutta l'attivazione emotiva e fisiologica che il ricordo di un evento traumatico comporta, e quindi di poter non mettere in atto tutti quei meccanismi di evitamento che spesso sono associati a una memoria traumatica. La sintomatologia più rilevante è quella che viene chiamata i flashback, quindi basta uno stimolo olfattivo, visivo, per far ripiombare la persona esattamente in quell'evento traumatico che ha vissuto. L'EMDR garantisce davvero la riduzione di tutta questa sintomatologia, e più tempestivo è l'intervento e minore la possibilità e la probabilità di sviluppare quello che viene chiamato disturbo da stress post-traumatico. Ovviamente è una tecnica non invasiva e si può utilizzare sia con gli adulti che anche con i bambini.